Lebanane.it è un blog. Lebanane.it domanda, si interroga, risponde, informa e riceve in media 800 visite al giorno. Lebanane.it è anche lo spazio libero di Giancarlo Falconi, molto più che blogger, con una smisurata passione per Teramo e le sue vicende che con puntualità ci racconta. In un panorama in cui spesso la notizia giunge alla nostra percezione in toni ovattati, la sua voce dal blog risulta un'anomalia acustica, uno strumento sonoro in un'orchestra che suona in sordina. L'accaduto si racconta in due parole. Una notizia raccolta e pubblicata in un articolo di Giancarlo Falconi su Lebanane.it e poco gradita al presidente della Banca di Teramo, Antonio Tancredi, ha provocato il più massiccio attacco alla libertà di informazione mai registrato nella nostra città. Le immagini sono eloquenti. Poster, manifesti e locandine hanno invaso spazi pubblici e vie centrali di Teramo, segno di deliberata ostentazione di potere. Usando anche tutti gli altri mezzi di comunicazione, ai quali la famiglia Tancredi riesce facilmente ad avere accesso, è stato diffuso così un comunicato dai toni intimidatori in cui si annunciava querela a Giancarlo Falconi, eludendo con arroganza le norme che regolano il diritto alla privacy di ogni cittadino e la libertà di ciascuno di esprimersi ed essere informato. Libertà prontamente rivendicata da centinaia di sostenitori del blog, che hanno apposto la loro firma in calce al manifesto pubblicato su Lebanane.it per esprimere indignazione per quanto accaduto e incondizionato appoggio a Giancarlo Falconi. È Teramo che parla, è Teramo che rifiuta il bavaglio, è Teramo che si schiera. Firmate anche voi su www.lebanane.it o aderite al gruppo dalla parte di Giancarlo Falconi e Lebanane.it, nato spontaneamente su Facebook.